l'ombra del boom. Andiamo in posizione dal motore 188. Azione! Paletti vai a sinistra, c'è sta una rampa che scende con lo striscione pari che sta la palestra. Abbiamo occupato noi nel 2008. Se volete sapere di centri sociali, nel quadraro, in questo centro sociale a Via Selinunte, sono ragazzi che stanno facendo del tutto per portare i ragazzi nella retta via. Nel senso, sono ragazzi, ecco, ogni tanto fanno le serate qua in mezzo alla piazza, hanno aperto una palestra di pugilato, sono parecchi ragazzi che sono segnati. Perciò se l'hanno da fare. La palestra qua è abbandonata, se la sono tutta ripulita, c'è lo schifo dentro. La sono tutta ripulita, Sammy, la palestra qua è vera, hanno tutta ripulita, se la sono tutta ripulita, nessuno gli ha dato una mano, perché andavano tutti già a drogarsi, loro se la sono tutta ripulita e ci hanno fatto una palestra popolare. Non fanno pagare i bambini, fanno i corsi quasi a gratis, non pagano niente, poi fanno gli eventi d'inverno. E qualche mese fa hanno fatto l'evento qua davanti al sotto sopra la birreria, hanno fatto gli incontri del box e il cinema la sera. Poi anche io la sera vado a fare i corsi la sera a palestra, quindi so più o meno come funziona. È un ragazzo Silvanello che è, diciamo, il titolare della palestra, uno dei ragazzi non che è titolare, è quello che ragazzi che gestisce insieme a tutti. Ma quanti, senti, gli fa una cosa, poi c'è pomeriggio, io qua, guarda quanti ragazzetti stanno qua a far pugilato alla mezz'astra. I won't give you
special, like we were. You made me feel special, like I could do anything. Then you got your gun, you got your gun. Dai. Provateci. Da dietro mi deve passare questa gamba. Sì. Ok, brava, stacca. Guarda che volta che si gira. Ora il braccio sposto qua. Esatto. Che ti sei fatta? Madonna, che belli. Ieri potevi fare quell'acquanino. Purtroppo qua ce ne entrano solo due. Adesso sulle mani, stiamo in ginocchio. Prendo il tessuto sotto, per scendere semplicemente faccio. Si è appassionata subito con queste due ragazze, ha provato lì questo cerchio, lei viene dalla ginnastica artistica e in più comunque si è trovata troppo bene l'ambiente qua della palestra popolare, con tutti i ragazzi, l'adorano tutti, per cui è rimasta affascinata da questo posto. La mamma è proprio contenta che frequenta posti così, proprio per l'ambiente, per la gente che c'è e tutto questo. No? Qui, uno e due, sì, quindi questo deve passare dietro, brava! Io mi metto una scritta qua che non dovete dire, non ce la faccio. Le sale prove a Roma, per quanto riguarda la danza, sono costose, si tratta di insomma 20 euro l'ora, 15 euro l'ora, quindi insomma per delle ragazze che promuovono della danza indipendente diventa un po' esoso. Allora mi sono rivolta a questo spazio, appunto perché cercavo uno spazio che mi accogliesse e che accogliesse anche i progetti che volevo portare avanti. E loro mi hanno accolto in maniera proprio come se fossi di casa. Ho proposto a Silvano e ai ragazzi di creare un corso di danza aerea, di acrobatica aerea, che però partisse dalle basi. Io, essendo una danzatrice, cerco sempre di mettere un po' del mio in quello che faccio, anche se magari si tratta di danza acrobatica. Danza con le ginocchia. Ma è come una fiocca, hai capito? Mette il lastro. Sì, e vieni. Questi ragazzi sono bravissimi, hanno occupato questo posto e alla fine è uscito fuori un bel sogno per loro e per tutte le persone che stanno dentro. E Giacomo è entrato subito in sintonia con questa situazione anche, diciamo. La mamma è, insomma, si sta abituando perché lui piace così tanto e ormai non può dire nulla, quindi però sotto sotto è molto contenta, ma vedendo lui che è il suo sogno e non può dire più nulla, quindi soffre in silenzio, diciamo. Prossimo incontro si spera nei campionati europei dal 23 luglio al 1 agosto a Zagabria in Croazia. Questa selezione c'è tra queste due settimane che parto per fare il ritiro con la nazionale giovanile. Quanti anni c'è già? 14 anni. Giacomo lo vedo benissimo, è sempre sorridente, un ragazzo eccezionale. Ci siamo subito trovati con Giacomo, è stata una bella subito sintonia. Poi veniva da un'altra palestra e veniva che non aveva vinto il campionato italiano, è venuto da noi e quest'anno siamo riusciti a far vincere il campionato italiano, quindi questa è una soddisfazione multipla. Quindi la palestra del Quadraro sforna campioni. Sforna campioni, se può dire. E il maestro Silvano. E il maestro Silvano è felice di sfornare campioni. La passione è semplice come è andata, penso che avevo 3-4 anni quando mio padre mi ha messo i guantoni per la prima volta. C'ho pure delle foto bellissime che girano ogni tanto, peccato che ci ho fatto di ingrandimenti, che ero proprio bambino, 3-4 anni, già c'avevo i guanti e pure il paradenti mio padre metteva, quindi pensa un po'. E quindi diciamo di famiglia eravamo tutti appassionati un po' di pugilato. La palestra popolare nasce fondamentalmente
dall'esigenza di questo quartiere di trovare un posto che sia un po' diverso, che non sia il solito muretto, che non sia il solito parchetto. E guardandosi intorno dentro questo quartiere, qui al Quadraro, c'è tuttora, diciamo, questa situazione di questo rudere abbandonato e questi garage mai utilizzati, che da 50 anni ormai erano semplicemente il luogo del degrado, dell'immondizia, dell'abbandono. È arrivato un bel giorno in cui i ragazzi del centro sociale Spartaco, insieme appunto ai giovani ragazzi del quartiere, hanno deciso di risistemare questo posto che era appunto ormai relegato all'abbandono e al degrado. E nel 2008 è partita questa campagna di costruzione e di riqualificazione di questo spazio, e dopo circa un anno di lavori, di pulizie, nel 2009 è partito questo progetto, il progetto della Palestra Popolare Quadraro. E noi abbiamo deciso di dedicare questo spazio allo sport, perché secondo noi lo sport è un mezzo Scusa, prima mi ha chiesto perché ho scelto la palestra al Quadraro. C'ho mia madre che è di via del Quadraro 72 e mio padre di via in un 38. Non dopo devo sbatti. Continua, scusate, ciao. No, è appunto per questo che, visto che i giovani qua al Quadraro non sapevano bene dove andare a sbatte, noi abbiamo deciso di ridare un senso a questo spazio abbandonato. Da questa realtà autogestita, autofinanziata, siamo riusciti a tirare fuori ormai tecnici federati di qualità, delle medaglie, delle cinture e anche, perché no, insomma, dei corsi frequentati. Come tutti gli spazi occupati, se un giorno la politica decide che questo spazio non è uno spazio utile per il quartiere, potrebbero andarci via in qualsiasi momento, però noi sappiamo che la nostra forza sono le persone, questo quartiere che ci conosce e riconosce il lavoro che facciamo. Abbiamo una bella situazione in cui continuare a lavorare tranquillamente. Poi ovviamente noi siamo dell'idea che gli spazi pubblici vadano gestiti in funzione del bene comune. Ho detto, fra noi è il meglio quartiere di Roma. Perché? Perché è come un paese. Tutti stanno insieme, quindi è bello. Va bene qua. Sì, sì. Sono nata qua, i miei sono nati qua. I miei nonni sono nati qua.